Ciao a tutti ragazzi, con FIFA agli sgoccioli. Ovviamente Electronic Arts sta buttando sul mercato, sulle SBC, alcuni giocatori davvero interessanti, tra cui Cristiano Ronaldo in versione giocatore del mese. Andiamo a vederlo perché è molto molto interessante. Follow la canale YouTube ragazzi come sempre e andiamo in game. Eccoci qua. Cristiano Ronaldo, giocatore del mese, 5 di abilità, 4 di debole, 1,87, beh, alto in attacco, ci sta alla grande ovviamente, ma è Ronaldo, ragazzi, è forte. 91 di velocità con accelerazione 89, scatto 92, insomma fa di un giocatore molto interessante. Comunque sappiamo che è abbastanza fisico, in questo caso è anche abbastanza rapido. Il tiro, vabbè, la quintessenza, sottoporta non sbaglia con 98 finalizzazione, davvero incredibile. Buonissimi passaggi invece con diciamo non troppo elevati, però sono buoni. Passaggio corto infatti 85. Occhio che Ronaldo non è precisissimo appunto quei passaggi, però lo possiamo andare un po' a potenziare con gli stili intesa. Quindi direi che qualcosa che vada ad aumentargli appunto il passaggio e la velocità ci può stare. Non so, vediamo adesso a memoria, magari pensavo tipo a un motore che aumenta anche l'agilità. Insomma, vediamo un po' come adesso lo facciamo al volo dall'altra parte su Footbin. Però anche vediamo un po' il dribbling, 92, agilità 90. Attenzione perché non è molto reattivo a causa della sua corpulenza, però è sempre Ronaldo, veramente forte. E 98 di reattività, insomma, bilancia un po' il tutto, quindi è molto interessante. Difesa non la calcoliamo, fisico buonissimo, assolutamente ci siamo. Quanto ci costa Ronaldone? Ronaldo ci costa 7 SBC. Se andiamo a fare il conto, sono 800k circa. 800k per un Ronaldo POTM che effettivamente, se andiamo a vedere su Footbin e andiamo a fare un po' i paragoni con quello che c'è in giro adesso di Ronaldo, soprattutto con la versione la Footbirthday, qui c'è un piccolo potenziamento e questa versione costa veramente tantissimo, ma costa tantissimo per il 5 di debole e il 5 di skill, quindi insomma, sono due giocatori un po' leggermente diversi, mettiamola così. Però a livello di fisicità in campo, di prestazioni, sicuramente sono simili, a parte appunto il 5 di debole. Allora, quale andiamo a applicare di stile intesa? Vediamo un po', vediamo cosa ci aumenta. L'architetto sinceramente no, anche se non è male, ma io vorrei aggiungere l'agilità. Soprattutto, quindi un bel finisher ci starebbe. Vediamo. Oh, ma sapete che anche il basic, a sto punto, magari un bel basic direttamente ci potrebbe stare. Perché anche motore, però motore, ragazzi. È inutile farci tanti, tanti giri attorno. Motore è lo stile intesa che alla fine, quando hai un giocatore abbastanza completo che pecca su qualcosina a livello di passaggio e dribbling, spiazzate il motore e siamo a posto. Motore, perfetto. Ha senso sbloccare Cristiano Ronaldo? Io direi di sì. Sicuramente è un ottimo giocatore. Andiamo a vedere nella Premier quali alternative ci sono a quel costo, ma partiamo dal presupposto che è molto molto forte, poi molto preciso, assolutamente, quindi c'è poco da fare. Allora, andiamo a vedere. Poi siamo sotto TOTS, bisogna sempre un po' filtrare i giocatori quelli realmente efficaci o meno, ma questo Cristiano Ronaldo è molto molto interessante, eccolo qua. Infatti, se andiamo a vedere un po' sul mercato, c'è solo lui praticamente dalla Premier, quindi no ragazzi, non giriamoci attorno, sbloccatelo e basta. È un TOTS alla fine, anche se ovviamente il reale TOTS è questo, che cosa 5? 5 milioni, non ha senso, ovviamente a questo punto del gioco vi direi che sbloccatelo, vi divertite sicuramente. È ovvio che il Toz e il Toti sono più forti, però questa è una buona alternativa a delle punte, magari vi serve fare un gioco un po' fisico davanti, e quindi Cristiano Ronaldo è sicuramente interessante. Poi se skillate, consigliatissimo. Quindi ragazzi, è da sbloccare e il prezzo è molto basso, quindi da fare assolutamente. Magari poi nelle bustine che vi dà il gioco, sculate anche e beccate qualche Toz, vi rifate la spesa. Quindi consigliatissimo e via. Torniamo in regia, ragazzi. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se l'avete sbloccato. Follow la canale YouTube, mi piace il video. Ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!